Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, è arrivato questo pomeriggio a Giugliano per tirare la volata finale del candidato sindaco PD 5 Stelle, Nicola Pirozzi. L'incontro in piazza Gramsci con il responsabile del mezzogiorno del governo Conte è stato l'occasione per ribadire l'importanza della grande sfida a cui vanno incontro le città meridionali con le ingenti risorse in arrivo dal piano per il Sud e dal Recovery Fund. Rappresenta l'occasione storica non solo per colmare il divario tra nord e sud, come siamo impegnati a fare come governo, ma anche per guardare a quelle città che spesso sono fuori dalle linee di intervento, le città medie. Questa è quasi una provincia e ha bisogno di politiche specifiche. Il tema del Recovery Fund, delle nuove risorse che arriveranno oltre a quelle sulle politiche di coesione, devono guardare ai territori, devono guardare a tutto lo sviluppo dei territori, anche in maniera armonica, magari puntando su quello che negli anni scorsi non siamo riusciti a fare, il potenziamento del litorale Domizio, eccetera. Questo è, diciamo, una prospettiva senza precedenti per il Sud e noi stiamo dimostrando come governo di averlo in cima alle nostre priorità. Da ultimo, nel decreto agosto abbiamo approvato una misura di portata storica, la fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno. Davvero non c'era da decenni un governo così determinato. Ecco perché è importante, diciamo, condividere questa stessa visione, questo stesso impegno per il mezzogiorno in ogni realtà, anche in questa di Giugliano. Io sono qui a sostenere anche il nostro candidato sindaco. Siamo noi la vera sinistra e questa città grida vendetta, ha ribadito a gran voce Pirozzi. Il primo atto che lei da sindaco farebbe con queste risorse che dovrebbero arrivare in tutto il sud e anche a Giugliano? Giugliano ha tantissime carenze, però la mia attenzione sarà focalizzata soprattutto per la zona costiera, una zona abbandonata negli ultimi 30 anni, una zona che chiede la dignità che ha perso. Quindi sicuramente la maggior parte dei nostri fondi saranno dirottati per le fogne e i servizi della zona costiera. E lo dice che solo con lui il comune, la macchina amministrativa può ripartire subito. A questa affermazione cosa risponde? Con lui si è interrotta subito. Per 5 anni abbiamo visto, 4 anni e mezzo abbiamo visto inefficienze sotto tutti i punti di vista, capitolate di appalto non controllati con diligenza da parte dell'amministrazione sfiduciata, quindi la ripartenza sarebbe ancora più lenta. Noi abbiamo le idee chiare, abbiamo una squadra forte già in mente di governo e quindi andiamo a vincere questa elezione e ridiamo dignità a questo territorio. Considerando il fatto che le amministrazioni locali hanno difficoltà a livello strutturale a ricevere fondi, dovremmo essere capaci insieme al governo sia regionale che nazionale di riuscire a intercettare questi fondi che ci permetterebbero di incidere su dei vulnus che ci sono a Giugliano. Penso alla fascia costiera, penso alla zona ASI, penso al MOG, ma penso anche con il piano per il Sud al turnover a livello amministrativo, alla mancanza di personale che ci portiamo da molto tempo e che potrebbe, riuscendo ad essere bravi a sfruttare questa legge, questo piano per il Sud che è stato fatto dal ministro Provenzano, potrebbe portarci a